Grazie per la disponibilità. Ma no, grazie a te, grazie a te. Sì. Ciao, pochi giorni fa ho intervistato tua sorella e suo marito per quanto riguarda la presentazione di Scrivere in Cielo. Ti volevo fare la stessa domanda che ho fatto anche lei. Abbiamo ricordato la Bocchieri, la scuola e il liceo che ho fatto anch'io. Questa è la prima domanda. La seconda, hai citato il calcio, Museo Grigio, mio padre era anche portiere dei Grigi, quindi te la faccio così, visto che sono anche col pantaloncini corti, esuliamo un po' dal discorso moda. Mi ricordo un'intervista ad esempio con Osvaldo Bagnoli, che non era una persona che facesse di poche parole, magari qualcuno di voi se lo ricorda, però all'epoca facevi calcio, ti fece una marea di complimenti, è arrivato quarto col Genoa, a testimonianza del fatto che tu anche nel calcio hai dato un'impronta notevole che poi ti è servita, immagino, per questa tua carriera. Grazie. Che ti posso dire? Sì, io ho iniziato col calcio, sono diventata giornalista sportiva all'inizio, quindi ho proprio iniziato con il calcio, che confesso non mi ha mai appassionato. Cioè, io in realtà ero un'ex giocatrice di tennis, ho lavorato e ho scritto per riviste specializzate di tennis, poi in realtà in televisione mi è capitata la proposta di Odeon TV, di un programma dedicato al calcio, e l'ho Mosca, fatta. No, poi c'era anche Mosca quando sono andata a Mediaset, sì, ma prima ancora questo programma che si chiamava Forza Italia, era un programma veramente dal titolo profetico, sì. Forza Italia, che allora era soltanto un inno per i nostri calciatori, per i nostri azzurri, un programma che presentava Zenga e la Termali, e lì è stato il mio debutto televisivo. E devo dire che iniziare comunque a lavorare come giornalista nel calcio è stato, al di là del fatto che a me non piaceva tanto il calcio, è stato però molto utile, perché il calcio è una scuola che ti aiuta molto alla precisione, la verifica delle notizie, l'attenzione al dettaglio, perché i telespettatori di calcio, o i lettori delle riviste, dei giornali di calcio, sono quelli più attenti e più maniaci di me, per cui non puoi commettere errori, ecco, quindi quella è stata una scuola importante che poi ho lasciato quando ho potuto occuparmi di news dopo, quando è nato il telegiornale in Mediaset. Però insomma è un mondo che ricordo anche con affetto, anche perché ho avuto dei maestri allora importantissimi e bravissimi. Ho avuto la fortuna di lavorare appunto con Maurizio Mosca, Marino Bartoletti, che mi ha assunto per la prima volta in Mediaset, c'era Tosatti, c'era insomma veramente numeri uno del calcio che mi hanno insegnato, e devo dire ho trovato molto aiuto, ecco, anche se io ero un'assoluta matricola e ti dico neanche troppo preparata sul calcio, però insomma mi hanno aiutato molto, quindi ho un bellissimo ricordo di quel periodo. Perché l'idea è quella di provare a dare consigli alle donne, un libro per le donne, una chiacchiera proprio tra amiche, molto semplice, molto pop, che nasce in realtà da un'idea televisiva che io avevo avuto quando stavo ancora in Mediaset, di fare un programma televisivo sulla moda, ma senza parlare di moda come si fa, come abbiamo fatto anche noi, continuiamo a fare il telegiornale con le sfilate, con la moda molto alta, invece parlare di moda semplice, insomma di come si possono vestire le donne senza spendere tanti soldi, come quali regole insomma servono per riuscire ad essere eleganti. Non sono riuscita a farlo in televisione perché poi sono andata via da Mediaset, mi è rimasta la voglia di provare a dare consigli, perché la moda a me ha sempre appassionato moltissimo, è una passione che ho, è un divertimento, è stato un lavoro perché l'ho seguita per tanti anni. Io credo che la moda sia un po' un gioco divertente anche per tutte le donne, insomma anche tu vedo che sei molto modaiola, Eleonora, no? È un gioco divertente nel quale un po' come tutti gli uomini amano parlare di calcio e pensano di essere in grado di parlare di calcio. Io ho fatto un paio di cene quando ero a Roma recentemente con Prandelli, col mister del CD della Nazionale prima che partisse per i mondiali, e mi ha colpito come qualsiasi persona passasse per la strada, eravamo un tavolino all'aperto, si sentisse in dovere di fermarsi e dire a Cesare Prandelli che cosa avrebbe dovuto fare per la Nazionale mondiale. Quindi tutti gli uomini pensano di essere degli allenatori e poi in realtà non lo sono. Le donne un po' magari credono di sapere tutto di moda, perché comunque è divertente parlare di moda, vedere, copiare, criticare, eccetera.
però in realtà magari non tutte sanno vestirsi bene. Io penso che ci siano in giro anche tante donne che non vestite non molto bene, e che potrebbe invece essere utile dettare delle regole molto semplici. È ovvio che è difficile incanalare la moda in una serie di regole fisse, perché la moda, lo sappiamo, è creatività assoluta, quindi vale tutto il contrario di tutto, lo vediamo alle sfilate delle cose che ci sembrano improponibili, che però vanno di moda, ecco. Però un conto è essere eleganti, un conto è essere di moda, no? Un conto è la moda che passa, come diceva Coco Chanel, un conto è lo stile che resta. Allora, il mio modesto tentativo, perché non è che io voglia fare l'arbiter eleganziarum, cioè anch'io faccio i miei errori, anch'io ho mille dubbi, però insomma di moda oramai ne capisco, mi piace, mi appassiona. Il mio tentativo è proprio quello di partire dal basso e di dare qualche regola fondamentale alle donne per aiutarle a giocare con la moda in maniera utile, perché la moda secondo me è il più prezioso alleato che hanno le donne per mascherare i propri difetti ed esaltare le proprie qualità. Il titolo, Sei perfetta e non lo sai, è quello volevi chiedermi. Sì, io infatti ho letto questo titolo e ho detto, è un messaggio positivo ma allo stesso tempo modesto, quindi lascia ancora spazio al miglioramento, nonostante tu, devo dire, hai sempre un look perfetto, ed è vero, però come hai fatto anche poco fa, hai detto il mio modesto, e quindi è bello questo messaggio positivo ma contemporaneamente umile in questo tu sei veramente brava. Quindi no, com'è nato questo titolo, com'è nata l'idea insomma di essere perfetti ma non troppo? Allora, il titolo, il concetto di perfezione, ecco, è abbastanza difficile da inquadrare. A me spesso dicono che sono una perfettina, no? Quando vogliono farmi una critica, alcuni critici così televisivi, eccetera. Io oramai mi ci sono abituata a questo perfettina, e ti dirò che non mi dispiace neanche tanto, perché penso che coi tempi che corrono è meglio essere un po' perfettini che essere un po' volgarotti, no? Un po' sciattini, ecco, per cui mi tengo questo aggettivo, perché poi noi alessandrini secondo me abbiamo un po' questa riservatezza, questo passo indietro, questo carattere anche un po' più del fare meno del parlare, no? Per cui mi ci ritrovo, ecco, in questa definizione. Il sei perfetto e non lo sai nasce dal fatto che io penso che spesso le donne siano un po' troppo critiche con loro stessi, cioè pensiamo sempre di avere tutti i difetti possibili e immaginabili, quando poi magari le altre persone, gli uomini, magari molto spesso non se ne accorgono neanche di questi difetti, no? Uno pensa invece c'ho la cellulite, la pancia, questo. E a me è capitato poi di chiedere i commenti maschili riguardo ad alcune donne, e questi proprio no, assolutamente, magari hanno notato invece uno sguardo intrigante, un sorriso particolare, un modo di muovere le mani, cioè ecco, il fascino di una donna, la bellezza, la perfezione di una donna è tante cose, bisogna saperla tirare fuori. La moda ci aiuta, perché poi in fin dei conti è la prima cosa che si vede di noi, no? È il nostro biglietto da visita. È ovvio che parliamo di una cosa frivola e leggera, non è fondamentale nella vita essere eleganti, ci sono altri valori che bisogna avere e questo lo diamo per scontato. Però il vestito è la prima cosa che si vede di noi, e quindi è quello che probabilmente suscita anche negli altri che ci guardano un giudizio, un commento su di noi. Secondo me è meglio avere un abbigliamento adatto che essere vestita male, no? Ecco, per essere proprio così chiaro. E quindi però io credo che ogni donna possa trovare in sé questa perfezione, ecco, debba guardarsi allo specchio con un occhio critico, sì, ma anche obiettivo, per dire ok, io ho degli occhi strepitosi, ho un décolleté bello, però ho le gambe un po' non tanto bene. Allora, ecco, troviamo una soluzione a questo mio fisico in maniera tale da valorizzare quello che ho di buono. Questo è insomma il concetto del libro, dare dei suggerimenti per le donne a seconda del fisico che hanno e a seconda delle occasioni che devono affrontare, per cui consiglio delle soluzioni di abbigliamento per i vari eventi, cioè dal matrimonio alla serata mondana, al primo appuntamento, all'incontro con i futuri suoceri, insomma tutte quelle situazioni nelle quali spesso le donne dicono oh, oddio, non ho niente da mettermi, e poi c'è l'armadio pieno, no?